e poi dopo il muschio e tutta la roba, e fare tutto l'impianto elettrico lo faccio tutto io, devo fare tutto io. Tutto quanto io. Tempo è stato impiegato per fare un progetto del genere? Come due mesi. Due mesi all'incirca, sì, sì, è da novembre che ci siamo qui. E la difficoltà maggiore, dico? La difficoltà maggiore qual è stata per fare questo progetto? Ma Dio, la difficoltà maggiore, sai, è sempre il posizionamento e la struttura proprio in senso generico della collocazione delle lampade, capito? Studiare le luci e sincronizzare tutti i movimenti, è quella è la cosa più articolata. Si vede anche l'effetto dell'acqua che scende, quindi quello sì, è un momento molto particolare. Sì, è molto particolare, certo. quello lì è la... Che sta capitando proprio adesso in questo momento. Che sta capitando proprio adesso in questo momento. Dei buchi magari è una grondaia sopra, una grondaia vera e propria con un tubo dentro e un secchio, una pompa sommersa che poi la ributta sopra. Ho capito. Con un tempo naturalmente di breve durata, perché non la facciamo durare, perché la notte dura sempre un po' di meno, certo, rispetto al giorno, ecco. Quindi c'è, diciamo, un dietro le quinte qui che è veramente qualcosa di particolare, anche perché si diceva che quella ruota là in fondo era successo in un momento particolare durante la messa, si era staccata. Si è staccata, esatto, si è staccata. Quindi avete dovuto andare a posto. Succede qualcosa che salta tutto, quindi... se succede qualcosa la responsabilità è solo mia. E chi ha fatto questo progetto? Chi sono gli autori di nome? Io e lui, Contesini Gilberto e Roversi Paolo, eccolo qua. Siete voi, diciamo, sì, proprio sì, fautori. I fautori, esatto. Non c'è tantissima gente. No, non c'è tantissima. Difatti bisognerebbe sensibilizzare più gente, diciamo, per realizzare i presepi. È che ormai proprio la cultura del presepio deve essere alta, perché la dobbiamo tenere alta, questa cultura qua del presepio, certo. Anche se purtroppo la sensibilizzazione dei giovani, no, nel cercare di trascinarli, a sensibilizzarli a fare un qualcosa di costruttivo come può essere appunto un presepe, non c'è. Poi sai, non esiste ancora. Non esiste ancora, anche se ci sono naturalmente naturalmente gruppi di persone, perché ci deve essere anche, mi sa, un sito dove ci sono i presepiai d'Italia o qualcosa del genere. Certo. Stacco l'acqua io, no? Sì, benissimo, perfetto. Ora qui le grazie, abbiamo il presepe 2009.